Siamo in via Nazario Sauro, presso il Teatro in Arte Vesuvio, dove si terrà la cerimonia di avvio della formazione del Cane Allerta Diabete. È stato organizzato a livello nazionale dall'AILD, che è un'associazione per la prevenzione del diabete, specialmente nell'età giovanile, e dai vari patrocini che ha ottenuto questa associazione, partendo dalla Regione Campania, il Comune, i Lions International e tanti altri distretti dei Lions. È un avvio di una presentazione del primo cane che viene consegnato a un bambino proprio perché è affetto da queste patologie, e vediamo che sarà una manifestazione di grande interesse sanitario. Cari amici telespettatori, come già nella precedente edizione, questa associazione opera sia a livello nazionale, ma vedo sempre persone di alto impatto sociale, consoli di varie nazioni. Oggi abbiamo la possibilità di intervistare e dare il suo contributo il console del Belgio, Giuseppe Genovese. Console, la sua presenza oggi. Buongiorno, allora la mia presenza è dovuta a questo interesse verso questa iniziativa. Diciamo che io sono molto interessato alle iniziative che riguardano soprattutto i ragazzi malati, quindi mi complimento dell'associazione di questa iniziativa. Io sono console del Belgio da quasi 40 anni a Napoli. Complimenti. Sono forse il più anziano dei consoli. Quindi ho una grossa esperienza anche quando i consolati erano un po' organizzati un po' più seriamente, c'erano molti consoli di carriera a Napoli. A Napoli avevamo il più grande corpo consolare d'Italia da un punto di vista di funzionamento, e purtroppo da una decina d'anni a questa parte non siamo più quelli di una volta. Tuttavia queste iniziative mi riconciliano, diciamo, con la mia città e con... Console, quanti cittadini del Belgio ci sono in Campania? Diciamo che ce ne sono parecchi, perché c'è una tradizione anche di molti matrimoni tra belgi e, diciamo, campani, perché ci sono delle città in Belgio che hanno qualcosa come 50-100.000 cittadini. Sì. Quindi noi una volta facevamo anche una bella festa annuale per invitare tutti coloro, tutti gli italiani. Adesso, proprio per le motivazioni di prima, non la facciamo più, perché, ripeto, si è un po' svilito. E io ringrazio il cielo che tra 3 anni me ne vado in pensione. Va benissimo, console. È stato un piacere conoscere. Noi abbiamo anche una rubrica inerente ai console. L'avevamo prima con... Quindi console... siete ben informati, sì, diciamo, della situazione. Vabbè, console Famiglietti, Famiglietti. Diciamo che l'ultimo grande rappresentante è stato il notaio Accarino. Ottimo. Il quale ci ha fatto diventare il primo corpo consolare d'Italia. Poi dopo, purtroppo, nonostante che Famiglietti si impegna molto, cerca di... però il corpo consolare è un'altra cosa. La professoressa Vittoria Panarese, referente provinciale dell'AILD, che è un'associazione che si occupa per quanto riguarda l'allerta diabete. È un'associazione che di carattere nazionale, abbiamo avuto l'altra volta la possibilità di intervistare il presidente. Anche questa sera ci stanno tantissime persone, autorità, ma anche autorità non soltanto italiano. Vittoria, l'altra volta è stato un boom
sei riuscito a fare qualcosa che nessuno c'è riuscito, a mettere insieme tante persone che hanno contribuito e hanno dato la possibilità di avere questo primo cane in Campania. Buonasera, sì, in effetti io sono la referente Napoli Ailed e stasera non facciamo altro che il prosieguo di ciò che è già avvenuto il 24 marzo, che c'è stata una cena raccolta fondi e abbiamo raccolto la cifra di 4.000 euro che serviranno. Questa sera ci sarà anche il cane che sarà donato a una bambina di 11 anni. Allora, il cane non può sostituire il medico, il cane non può sostituire le nuove tecnologie moderne proprio per il diabete, però sappiamo che i cani hanno il fiuto particolare, l'odorato particolare, quindi loro riescono ad avvertire quando c'è un calo di glicemia, quindi ipoglicemia, i valori si abbassano oppure si alzano, una iperglicemia, e noi il naso umano non riesce a sentirlo, però il cane riesce, il cane ovviamente che ha domesticato, ha ammaestrato, quindi proprio per questo, per riconoscere questi particolari odori, e può dare il suo contributo ad allertare i familiari. E stasera proprio ci sarà il cane che sarà donato a una bambina damiana di 11 anni ed è il primo cane, ci sono anche altri cani alert, ma questo è il primo cane che coinvolge i Lions qui a Napoli. E poi ci sarà anche un secondo cane che è stato già addestrato, però è stato addestrato privatamente, e stasera sarà presente perché ci farà vedere, l'istruttrice porterà, Sabrina Carbone porterà degli odori particolari e vedremo in diretta cosa fa il cane quando avverte questi, come fa ad avvertire i propri familiari, quanto sente appunto questo sbalzo di glicemia. Vittoria, molti amici e anche medici non sapevano di questa iniziativa, infatti ho passato il video dell'altra volta. Una cosa che mi chiedevano, ma anche una persona che così che si trova a passare, il cane riesce a guardare e a capire se ci sono problemi? No, è il cane che deve stare insieme al bambino, infatti ci vogliono 2 anni per seguire questo addestramento e questi 2 anni deve seguire quel bambino. Ho capito. Non è un cane qualunque odore che sente. Abbiamo anche la possibilità di intervistare il dottore Luciano Attanasio, che è regionale sempre dell'associazione. Giustamente mi chiede, ma da quanto tempo esiste questa associazione? L'associazione italiana Lions per il diabete, quindi l'AILD, è nata nel 1990, fondata da un grande Lions che è il professor Villani, ed è approntata, è nata e continua ad essere un'associazione ovviamente riconosciuta dal multidistretto Lions ed è accreditata a livello internazionale. Ed è nata soprattutto per la ricerca per il diabete, diabete di tipo 1, diabete di tipo 2. E si è visto poi, grazie a questa divulgazione della patologia, con tutti i problemi collegati alla patologia, quindi varie sindrome metaboliche che insomma creano i disagi che conosciamo un po' tutti, e si è visto che con l'aiuto del famoso cane che ormai ci auguriamo entri nelle case di tutti, il migliore amico dell'uomo, è anche in questo caso un ottimo, è un cane specializzato, anche perché è un cane addestrato, così come lo sono quello per i ciechi, esiste il cane per le valanghe, esistono cani addestrati, esistono cani un po' il labrador. In questo caso non è necessaria una razza specifica, ma addestrare il cane con determinate metodologie tecniche che vedremo durante il convegno, ce le illustreranno illustri ospiti. Ci sarà, si collegherà online anche il fondatore di questo cane alert diabete, il professor dottor Zampieri, Roberto Zampieri, che è stato quello che ha pensato a questa cosa, il cane addestrato a riconoscere tramite gli umori del paziente, quindi tutta una tecnica per addestrare il cane, che riesce a riconoscere il calo glicemico, quindi o il rialzo glicemico, quindi in caso di ipoglicemia o iperglicemia il cane
abbaia o si fa notare, tocca con la zampa, che c'è qualcosa in quel momento, subentrando il familiare o chi per esso, si riesce a salvare anche la vita umana, cosa che è successa un mese fa, proprio con una ragazzina di 14 anni con un diabete di tipo 2, è stata salvata da una crisi ipoglicemica grazie al cane. Quindi questo è l'AID. Gennaro Guerra, molti amici della nostra emittente lo conoscono perché lui si è sempre prodigato per il sociale e in particolarmente con Teleton sei stato con noi. Oggi è una serata un po' speciale, la tua presenza sta a significare che è una cosa che vale la pena. Buonasera, sono Gennaro Guerra e sono lieto di partecipare a questo evento perché, come sai, io sono un operatore sociosanitario, quindi sto nel campo e sono un tenore. In pratica quello che faccio, curo gli ammalati con la voce, faccio la liricoterapia e stasera sono lieto di partecipare a questo evento. E sei sempre stato disponibile e agli amici dobbiamo dire, sempre gratuitamente. Dove c'è solidarietà ci sto io. E stasera, come abbiamo detto, ci sta anche la presenza del Rotary con un past president. È veramente una gioia essere qua, essere intervistato da questa importante emittente televisiva che è sempre pronta a tutti gli eventi importanti, e questo è sicuramente un evento importante perché si tratta di dare una mano ad una persona che soffre con un cane specializzato per quanto riguarda il diabete. Anche il Rotary ha voluto dare una mano, in questo caso il Rotary Club Napoli Castel dell'Ovo, nel contempo anche il Club del Peperoncino di Napoli, di cui sono presidente, eccetera, ma la cosa importante è risolvere delle problematiche che la nostra città ne ha bisogno, e persone come voi che fanno informazione qualificata sono non utili ma bensì utilissime, e vi ringrazio. E dico forza Napoli e forza socialità di nuovo. I cani già operativi sono una 500 serena opera da circa 10 anni, 2 anni per lo studio del percorso. Ogni ora c'è il cane di persone non diabetiche e persone con diabete. Il dottore Pasquale Pruscino, presidente dei Lions in distretto 108, presidente, la sua presenza, governatore, la sua presenza oggi? È importante per lo sforzo che ha fatto il club, che ha fatto l'organizzazione per i cani, per l'allarme diabetico. È un'altra perla che i Lions mettono tramite le varie persone, da Luciano, da Vittoria, dei presidenti tutti, e noi gli saremo vicino. È uno dei nostri compiti anche di quest'anno portare miglioramento alla collettività e in modo particolare a persone che hanno difficoltà. Questo è il nostro compito, siamo qui presenti per manifestare la vicinanza e contribuire non solo con la presenza ma anche con raccolta fondi. Presidente, governatore, noi abbiamo anche fatto la presentazione del cane per i non vedenti, sì, per 2-3 anni consecutivi, sì. Questa è la prima esperienza per un cane e per tutto. Quindi secondo me i Lions si devono proiettare di più verso tutte le persone che hanno bisogno. Cosa sì, ma, che non so, ma non solo per i non vedenti, ma per tante altre patologie, e non solo per i cani, ma anche con un'assistenza forte e specifica e anche professionale che abbiamo all'interno della nostra associazione. Oltre al tenore abbiamo anche un soprano, Angela Proto, che è ex San Carlo. Sì. Angela, la tua presenza qui, come mai? Come mai? Perché io partecipo sempre a tutte le manifestazioni dove veramente si può dare un contributo sia morale che
verso chi ha bisogno. Verso chi ha bisogno. Io ho fatto sempre manifestazioni per Teleton, per l'UNICEF, per tutta l'Italia e anche per la comunità di Sant'Egidio ultimamente, che ha fatto 45 anni della propria nascita. Diciamo che gli artisti non sono venali, perché no. Sia tu che Guerra siete sempre venuti sì. A titolo gratuito per questo sì. Tipo di anche invitati da voi. Abbiamo la possibilità di intervistare Umberto Schiavone di Savignano, che è presidente dell'associazione Humanitas, che noi conosciamo abbastanza bene, che è sempre impegnata verso la terza età, diciamo, e anche per altri belli progetti. Dottore Umberto, allora oggi... Allora, io sono in triplice veste, perché sono presidente di Universo Humanitas, sono il presidente del club Pontecagnano Faiano Salute e Solidarietà, Lions, e poi sono il delegato sempre del progetto Diabete Lions per la provincia di Salerno. Diciamo che noi che ci occupiamo di sanità tutti i giorni, adesso sono reduci da un congresso importante sul trauma che abbiamo fatto all'Accademia Militare qui di Pozzuoli, tutti i giorni siamo sul pezzo, possiamo dire. Siamo vicino alla gente che soffre, siamo vicino a chi ha bisogno di aiuto. Noi abbiamo sposato questo sponsor insieme ai Lions e pure come Humanitas, che siamo presenti ormai in tutta Italia, siamo una grossa associazione, siamo anche all'estero, sono il presidente internazionale, e il nostro motto giornaliero è essere sempre vicino a chi ha bisogno di aiuto.